Buonasera, siamo con Davide Arminio, il referente dell'Osservatorio sulla linea ferroviaria Torino-Ceres, un organismo che è molto attivo e molto attento su tutte le dinamiche che riguardano il trasporto locale tra Torino e le valli di Lanzo, sostanzialmente passando da grandi centri come Venaria e Cirié. In questo periodo l'Osservatorio ha presentato i risultati di un questionario molto importante in cui hanno raccolto le esigenze dei pendolari e adesso come ultimo passo invece propone una petizione. Che cosa chiedete con questa petizione? Sì, intanto buonasera, buongiorno, buonasera a tutti. L'osservatorio di fatto in questo momento ha risposto all'appello soprattutto dei centri, dei cittadini di Caselle di Borgaro, che sono quelli più direttamente colpiti da una serie di servizi che riguardano la tratta, il collegamento con la città di Torino. Perché sul loro territorio passano sia la linea SADEM, adesso di Arriva, quella che collega l'aeroporto di Sandro Pertini a Torino, sia la tratta GTT via bus che collega Cirié con Torino, passando da Ceretta. In questo momento, a causa anche dell'interruzione della ferrovia Venaria e quindi del trasbordo, molti utenti, per insomma, accorciare i tempi di percorrenza che sono diventati abbastanza lunghi proprio a causa del trasbordo, preferiscono affidarsi agli autobus. Il problema è che l'offerta di mezzi non è stata né in una linea né nell'altra stata adeguata a questa maggiore richiesta, con il risultato che spesso ci segnalano tantissimi cittadini, i pullman sono pieni e quindi non si può salire, molte corse saltano perché partono già cariche, molte persone si trovano quindi a dover capire, scoprire il mattino stesso o mentre tornano da Torino come riuscire a raggiungere la propria destinazione senza perderci le ore, insomma. Quindi abbiamo sentito. Scusami se ti interrompo, la situazione che mi dicevi peggiorare quando ci sono dei grandi eventi, come in questo periodo a Torino con le ATP Final, giusto? A Sì, Caselle. abbiamo raccolto in realtà una segnalazione che è arrivata attraverso un'associazione che si occupa un po' di quello che succede all'aeroporto di Caselle, che ha documentato come nei giorni precedenti le ATP, vista l'aumento di flussi di turisti, per fortuna hanno scelto Torino per trascorrere queste settimane proprio in vista di questi grandi eventi, la situazione di trasporto, di collegamento tra l'aeroporto e la città diventa ancora più difficoltosa, perché proprio perché l'offerta di servizio continua a non essere adeguata. E questa criticità si somma a quella quotidiana dei pendolari. Diventa di fatto un servizio molto poco appetibile sia per chi viaggia regolarmente, sia per chi viene in città e desidera visitarla muovendosi senza utilizzare un'auto privata, un'auto noleggio. Capita anche che resti della gente a piedi, studenti, lavoratori che non trovino posto. Sì, queste sono, diciamo così, segnalazioni, lamentele che noi registriamo, posso dire quasi quotidianamente, a conferma del fatto che la disponibilità di mezzi, la frequenza e la capienza dei mezzi non è sufficiente a supportare quella che è la domanda portata da questa fase. Anche perché speriamo che il disagio è legato ai lavori al passante a Torino, quindi finché non termineranno quei lavori non verrà ripristinato questo tratto di linea ferroviaria e ci saranno le autocorse sostitutive. Quando Esatto. termineranno questi lavori? Allora, in realtà una risposta precisa non esiste, nel senso che al momento quello che sappiamo, che ha comunicato l'assessore regionale ai trasporti Gabusi, è che la data simbolo in questo momento è diventata il 1º gennaio del 2024, che di per sé potrebbe significare semplicemente il passaggio di competenze della linea da GTT. Della linea come ferrovia dei binari da GTT a RFI, che è quello che poi deve succedere perché la regione ha deciso di passare tutto all'RFI, che è il gestore nazionale. Non ci dice però questa data se sarà il passaggio di Trenitalia, quindi di chi muove i treni al posto di GTT, né se in quella data la ferrovia sarà già aperta o meno. E penso che dipenderà tutto dai prossimi mesi, in base a quando finiranno ufficialmente i lavori.
quanto dureranno i famosi collaudi, che sappiamo potrebbero durare anche 5-6 mesi. I lavori in più che sono stati previsti, che sono quella che viene chiamata la banalizzazione, che significa poter permettere ai treni di viaggiare indipendentemente su entrambi i sensi, su tutti e due i binari, e su queste tempistiche ancora non ci sono notizie certe. Una volta fatte tutte queste procedure, noi speriamo che, se tutto va bene, per l'autunno del 2023 la linea potrebbe aprire. Noi ovviamente ci auguriamo che apra il prima possibile. Diciamo che nella migliore Perché ipotesi c'è ancora un anno di calvario per i pendolari. esatto. Ed è Ecco, chiaro quindi. che non è accettabile un anno con questo tipo di servizio. E nell'immediato cosa si chiede e che cosa razionalmente si può ottenere? Allora, noi abbiamo già chiesto nei mesi scorsi a GTT di farsi carico del fatto che la capienza dei mezzi non è adeguata. E una primissima risposta ci è arrivata. Nella corsa, soprattutto quella del mattino, dalle 7 meno 5 da Cirié verso Torino, è stato finalmente, dopo un po' di insistenza, aggiunto un pullman doppio, che almeno garantisce che, è vero, molti passeggeri continuano a viaggiare in piedi, ma almeno riescono a salire i passeggeri dopo Ceretta, ecco, cosa che invece prima non succedeva. Con la petizione noi chiediamo che la regione, che è chi finanzia il trasporto pubblico locale, metta delle risorse, sostenga a questo punto GTT o SADEM o entrambe, per mettere in piedi più mezzi più frequenti, in modo da così sgravare quella che è lo stress sulle corse che ci sono adesso, che non sono, come abbiamo detto, adeguate. Perfetto. Questa petizione immagino che verrà inoltrata anche agli enti competenti, quindi anche in regione. Cioè, la regione come sta reagendo in tutto questo per ora? Allora, posto che questa petizione è proprio diretta alla Regione, all'Assessorato ai Trasporti, e noi speriamo che, se il numero di firme sarà consistente, di poterla portare noi stessi anche in Regione, materialmente all'Assessorato. In questo momento la Regione, ovviamente, diciamo, noi non siamo un interlocutore formale della Regione. Noi abbiamo fatto ovviamente appello ai sindaci, perché si facciano portavoce con l'assessorato. Abbiamo fatto appello ai consiglieri regionali di qualunque schieramento, abbiamo fatto appello anche a GTT e all'Agenzia per la Mobilità. Tutto insieme per poter far sì che la regione capisca che c'è un problema di trasporto, che parliamo di un territorio, come abbiamo già detto, di quasi 100.000 abitanti, quindi non è poca cosa. Parliamo di un bacino di utenza che è come quasi un po' meno della provincia di Asti. Per capirci, è un aeroporto internazionale, che non possono essere lasciati così in mano a un servizio che continua a mostrare dei deficit. Questo è inevitabile, chiunque può rendersi conto di questo. Benissimo. Chi volesse sottoscrivere questa petizione, dove la può trovare? Allora, intanto è partita una petizione online su change.org, che si intitola Cirié, Caselle, Torino, miglioramento dei collegamenti, è possibile trovarla lì. E poi, prossimamente, anche grazie ad alcuni così, am amici, partner del territorio, stiamo cercando di poter organizzare dei banchetti dove poterla firmare anche in forma cartacea, per chi vorrà, per chi non ha possibilità di accedere a internet. Cerchiamo di raccogliere più firme possibili in tutti i modi. Benissimo, noi ti ringraziamo per la tua disponibilità, insomma, per averci portato le istanze del territorio, soprattutto dei pendolari, e aspettiamo che ci sia un'evoluzione, speriamo positiva, per quello che sono le vostre richieste. Ti Grazie, ringrazio. grazie a voi.